Rievocazione storica Campus Leonis anche al Festival del Territorio, perché avete deciso di partecipare? Beh, soprattutto per lo scopo nobile per cui è stato organizzato il festival. Chiaramente la beneficenza dovrebbe far parte di qualsiasi associazione, e poi anche perché chiaramente venire a Arezzo ci dà la visibilità che abbiamo bisogno per poi dopo far tornare la gente dal Castelluccio a vedere la nostra festa. Una manifestazione però la vostra assolutamente seguita, tra le più importanti della provincia. Che cosa proponete ai visitatori? Beh, proponiamo ovviamente un full immersion in un mondo surreale, perché la nostra manifestazione si svolge solo di sera, comincia intorno alle 18 del pomeriggio e fino a mezzanotte fonda, ogni minuto ci sono degli spettacoli. È proprio un paesino chiuso, non ci sono negozi, chiuso al traffico, un borgo, e lì dentro avviene proprio una giornata di mercato, di guerriglia, chi più ne ha più ne metta per quello che riguarda il Medioevo ovviamente. Con questi bellissimi vestiti fate fare un tuffo nel passato? Sì, sono stati cuciti tutti a mano dalla Patrizia, la nostra sarta, e niente, facciamo la nostra sfilata la sera intorno alle 11. E... Quindi fin da giovane iniziate a partecipare ad una manifestazione importante per il vostro paese? Sì, anche i bambini sono partecipi a questo evento molto importante, cioè bello anche, ci sono parecchie cose, parecchi spettacoli ci sono. Ecco, siete qui al parco di Villa Severi, però ricordiamo il vero e proprio appuntamento al Castelluccio. Ecco sì, quest'anno è la rievocazione storica, ci sarà il 19-20 luglio, come ogni anno la terza domenica di luglio. È sempre così, ecco, è ricorrente questa data. Quindi tanti eventi, tanti spettacoli, buon cibo, non manca proprio niente in questa manifestazione. Il cibo non è mai mancato, devo dire che infatti anche stasera abbiamo fatto il pienone, però anche gli spettacoli sono importanti. Poi quest'anno ne abbiamo tanti gruppi che vengono da fuori, quindi è importante anche imparare le culture delle altre persone, quindi è giusto fare questo tutti insieme. Diteci un attimo anche il segreto del successo di questa manifestazione. Sicuramente la collaborazione è importante. È importante anche perché, appunto, come dicevo prima, ci sono gruppi che vengono da fuori, quindi non è tutto fatto qui ad Arezzo, non sono gruppi di Arezzo, vengono dall'Abruzzo, da Livorno, vengono da varie parti dell'Italia, quindi è giusto stare tutti insieme, e poi noi ci ritroviamo anche durante la giornata oltre che la sera. Quindi è giusto fare questo tutti insieme, perché impariamo appunto a stare meglio, diciamo, nella società.